un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon, the cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. I fumetti di Jaiko! Yupi! Andiamo a comprare due dorayaki! Secondo te che cosa starà facendo lì sopra? Jan! Ai, volevi vedere i fumetti di tua sorella? Perciò provavi a entrare nella sua stanza. Jaiko sta lavorando sodo per partecipare a un concorso di fumetti, ma non vuole farmi vedere cosa sta disegnando. Come fratello maggiore sono preoccupato. Vi ricordate quanto era dispiaciuta per la delusione l'ultima volta? Dispiaciuta? Se dovesse perdere anche questa volta potrebbe diventare molto triste. Tu dici? Io non credo proprio. Sto zitto, va bene. Ascolta, Nobita, a scuola vai male e per lo sport sei negato, ma coi fumetti non ti batte nessuno. Ti prego, dai un'occhiata alle tavole di Jaiko e se non ti sembrano abbastanza buone, dalle qualche consiglio per migliorare. Non ci penso neanche. Ti hai detto? D'accordo, d'accordo, calmati, lo farò. Così va meglio. Ciao Nobita, ciao Doraemon. Io esco, ci vediamo dopo. Ok. Seguitemi. Questa è la stanza di tua sorella. Non perdere tempo e cerca i fumetti. Che cos'è questa scatola? Vietato aprire? Devono essere qui! Sono la numero uno e il cavaliere della rosa di Versailles! Sembrano davvero interessanti! Aspetta, quello è il suo nome d'arte! C'è scritto Christine Goda! Ma pensa! Non ridere, Jaiko, è un artista, capito? Dammela! Oh no, la busta è chiusa con la colla. Come facciamo a vedere che cosa c'è dentro? Niente paura, ho quello che fa per noi. Le scarpe da balzo per fumetti. Indossandole riusciremo ad entrare nella storia a fumetti senza dover aprire la busta. Bravo Doraemon, bella idea. Coraggio, iniziamo con sono la numero uno. Arriva! Così questo è il mondo dei fumetti di Jaiko. Dimmi, Nobita, che te ne pare? Credi che abbia una possibilità? Non saprei cosa dire. Non sai cosa dire, che Jaiko è un genio. Ecco cosa devi dire. Allora cosa siamo venuti a fare qua? Guardate, la ragazza della copertina. Come mai dietro di lei c'è una rosa gigante? Wow, che gambe lunghissime e che occhi grandi. Occupano metà volto. Ho deciso. Oggi parlerò con Ryuzaki e gli confesserò il mio amore. Buona fortuna, Makiko. Non vorrei fare da terzo incomodo, quindi vado via. Di cosa staranno parlando? Vado a chiederglielo. No, fermati! Non puoi parlare con loro! Cambierai la storia! Credo che il fumetto parli d'amore. E scommetto che adesso apparirà il ragazzo di cui la protagonista è innamorata. Makiko, buongiorno. Ryuzaki! È il ragazzo che ama! Ryuzaki! Ti cercavo.
per dirti che ti amo! Un mostro senza volto! Mamma mia, che paura! La mente di un artista è davvero incomprensibile. Far apparire all'improvviso un uomo senza volto. Non è così, doveva ancora finire di disegnarlo. Allora il fumetto che vuole mandare al concorso è questo, il Cavaliere della Rosa di Versailles. Probabilmente. John, che cosa ci fate nella mia stanza? Ciao, Jaiko, ecco, noi volevamo... La colla, abbiamo preso in prestito un po' di colla. Spero che non ti arrabbierai per così poco. Sei arrabbiata? No, sono solo un po' demoralizzata. Volevo partecipare a un concorso, ma la mia storia a fumetti ha un finale un po' debole. Non ti preoccupare, sorellina, ci penso io. Cosa? Fidati di me, darò alla tua storia il finale più sorpreso che sia mai stato scritto. Di che stai parlando? Tu sta tranquilla, sorellina, non ci pensare, vai. Vai a fare una passeggiata. Ok. Prossima tappa, il Cavaliere della Rosa di Versailles. Andiamo! Sembra che ci sia un ballo in questo palazzo. Ci sono rose ovunque. Forza, daremo alla storia di Jaiko un finale col batto. Guardate, è il cavaliere della copertina! È il protagonista della storia! Oh, e adesso che cosa facciamo? Non possiamo sapere cosa stava per fare! Ormai hai modificato il corso degli eventi! Ho trovato, Nobita! Sarai tu il protagonista adesso! Cosa? Certo! Ci impegneremo per dare forza alla storia e trovarle un bel finale! D'accordo? Non so se è una buona idea. Volete disobbedire? No, no, Nobita sarà il protagonista. Doraemon, ma che cosa stai dicendo? Che ho fatto per meritarmi questo? Smettila di frignare. Devo ammettere che stai davvero bene. Sir Chris! Sir Chris! Abbiamo scoperto dove si trova la principessa Maria Isabella. È stata rapita ed è su una nave pirata. E chi sarebbe questo Sir Chris? Sembra proprio che ora sia tu, Nobita. Non stare impalato, va con loro. Cosa dovrei fare? Presto, trasformatevi! Fate in fretta, vi prego. Siamo i Cavalieri della Rosa di Versailles e combattiamo senza paura per la giustizia. Ci battiamo contro i potenti per difendere i più deboli. Credo che adesso sia il tuo turno, Nobita. Sir Chris, la formula magica. Quale sarà la formula magica? Non lo so. Tu? Io? Come faccio a saperlo io? Cavalieri della Rosa di Versailles, trasformiamoci nella luce del coraggio. Cavalieri della Rosa di Versailles, trasformiamoci nella luce del coraggio. Fantastico! Questa storia diventa sempre più avvincente! Andiamo a salvare la principessa! Quindi possiamo volare! Aiuto, che paura! Che capolavoro! Forza, andiamo anche noi! Sir Chris, la principessa! Fermo, non puoi scappare! Sei l'eroe di questo fumetto! Sentirtelo dire non mi aiuta affatto! Avevo promesso di dare alla storia un finale col batto! Allora forse l'eroe sono io! Fatevi sotto! Non so tu, Doraemon, ma io ho paura! Ho un'idea! Usiamo questo! Pronti, via! Oh no! Hanno ferito uno dei nostri! Cosa credete di fare? Aiuto! Aiuto! Presto, principessa! Oh no, sono in troppi, non ce la farò mai! E così voi sareste i Cavalieri della Rosa, i combattenti per la giustizia. Non siete come immaginavo. Lasciate immediatamente la mia nave, o la vostra principessa farà una brutta fine.
Non potete! Doraemon, ti prego, fa qualcosa! Ok, vediamo, questa no, questa neanche, quest'altra no, eppure questa... Giù le mani dalla principessa, cattivoni! Ehi, è John! E tu chi sei? Sono l'unico, solo, coraggiosissimo... Sir John! Tremate, arrivo! Prendi questo! Prendi! Sì! Ce l'ho fatta! Ho dato alla storia un finale col botto! E così il vostro nome è Sir John. Che cavaliere coraggioso! Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Ho fatto solamente il mio dovere. Per dimostrarvi la mia gratitudine, vorrei invitarvi a pranzo a palazzo. Cosa? Un pranzo a palazzo? Anche se siamo in un fumetto, è tutto buonissimo. Faccio il bis. Certo. Alla fine è diventato Gianni il protagonista, ha pasticciato tutta la storia. Potrebbe chiamarsi il Cavaliere Pasticcioni. Abbiamo creato un capolavoro! Gian, c'è tua sorella! Lo avete letto senza chiedermi il permesso? Ah, sì, è vero, però... Non devi più preoccuparti, la storia adesso ha un finale sorprendente da togliere il fiato! Non ho alcun dubbio, vincerai sicuramente tu quel concorso! Di che stai parlando? No, non guardare! Che cos'è? Non capisco! È molto meglio adesso, però... Non intrometterti mai più nelle mie cose! E comunque questo è un fumetto che ho disegnato molto tempo fa! Quello che ho scelto per partecipare al concorso è un altro, e l'ho già spedito! E di cosa parla? Non sono affari tuoi, smettila adesso! Avanti, fuori dalla mia stanza! Nobita, come al solito, è tutta colpa tua! Perché colpa mia? Il protagonista sono io che decido se è colpa tua! Andiamo, Sir Gian, calmatevi, vi prego! Devo ammettere che non è niente male! E anche che Gian è un fratello maggiore davvero premuroso! Computer del tempo! Sei di buon umore oggi? Infatti, domani andremo a fare una scampagnata. Sto preparando lo zaino. Speriamo che ci sia il sole. Oh, è vero! Guardo le previsioni. Ciò che dici non ha senso. Devi aggiungere il pomodoro. L'area di bassa pressione continua ad espandersi. Il ciclone atmosferico si sposterà verso sud. Per domani sono previste precipitazioni su tutto il paese. Pioverà! Sì, pioverà. E no, ora passiamo alle previsioni del... Che cattiva! Che sciocco che sei! Non è mica lei a decidere che tempo farà domani. Lo so, però... A volte il servizio meteo può anche sbagliare. Sembra che ci sarà un bel sole anche domani. Dici davvero, mamma? E tu come lo sai? Devi sapere che mio nonno era bravissimo nelle previsioni del tempo. Pioggia prevista per la giornata di domani. Nonnino, dicono che domani pioverà. No, vedrai che ci sarà il sole. Davvero? Wow! Che bel sole! Visto? Ma stasera pioverà, perciò ricordati di portare l'ombrello. C'è un sole così forte adesso! Era infallibile, non sbagliava mai. Mi diceva che le nuvole di questo tipo indicano che domani splenderà un bellissimo sole. Ah, meno male! Avete sentito? Dicono che domani pioverà tutto il giorno. Sì, e non potremo fare nessuna scampagnata. Peccato, ero così contenta. Tranquilli, ragazzi, domani ci sarà il sole. Nobita, al telegiornale hanno previsto forti piogge. Anche il sistema di previsioni del tempo dell'azienda di mio padre conferma che farà brutto. Dite quello che volete, io so che ci sarà il sole. Vuoi fare una danza propiziatoria? Sole, fa uscire il sole, sole! Sei un illuso, pioverà. Beh, ti sbagli. Ti dico che domani pioverà. No! E io sono sicuro che pioverà. E io ti ho detto che ci sarà il sole! D'accordo, allora scommettiamo tre pizzicotti, ci stai? Tre
pizzicotti. Ho un'idea migliore. Chi perde si prende una bella strapazzata. Sì, ottima idea. Te la senti? Se no fai sempre in tempo a chiedermi scusa. Certo, sfida accettata. Capito, no? Mamma, sei sicura di quello che mi hai detto prima? Cioè? Quello che mi hai detto sul tempo di domani. Mio nonno diceva che se le nuvole hanno questa forma, il giorno dopo ci sarà il sole. Aspetta, o forse era la pioggia. Cosa? No, no, era il sole. O poteva essere la neve. Non me lo ricordo più. Mamma! Una bella strapazzata da Suneo. Perché hai fatto una scommessa così sciocca? Per domani è prevista pioggia, lo sai, lo hanno detto anche in TV. Lo so, e adesso che cosa faccio? Oh, non mi lasci altra scelta. Il computer del tempo! E come funziona? Per modificare il clima a tuo piacimento, devi inserire una di queste carte nel computer del tempo. Davvero? Avanti, fammi vedere. Va bene. Inseriamo la carta delle nuvole. Si è formata una nuvola. Visto? E puoi anche selezionare l'area che vuoi ricoprire. Proviamo la neve. Wow! Che bello, che bello! E ora un lampo. Questo forse è un po' pericoloso. Già. Fa provare a me. Questa sembra una ciambella. No, quello è un tifone, fermo! Posso stare tranquillo, domani il tempo sarà bellissimo. Dove? Non trovo più la carta del sole. Cosa? Qua non c'è. Deve essere volata via quando hai scatenato quel tifone. Oh no! Io vado di qua, tu vai di là, dobbiamo trovarla. Sì, ce la faremo. Dov'è finita? Sinistro, destro, e supersonico. Mi sento in ottima forma. Domani Nobita perderà. Ci faremo un sacco di risate. Non doveva scommettere contro di te. Già, poverino. Oh no, è la fine. Devo assolutamente trovarla o le cose per me si metteranno molto male. Niente da fare. L'abbiamo cercata dappertutto. E se non troviamo la carta, che succede? Pioverà tutto il giorno, proprio come hanno detto in TV. Fa qualcosa, ti prego. Non è facile come pensi, Nobita. Ehi, ho un'idea. Se non abbiamo la carta, disegniamola. Credo che fosse più o meno così. Sì, anche a me sembra che sia uguale. Coraggio, proviamola. Ti prego, funziona, ti prego, ti prego. Non funziona se non è una carta originale. Oh no, altro che sole, è iniziato a piovere. Ti prego, devi fare qualcosa, Doraemon. Vediamo. Prendi questa pentola. Se la tengo in testa, domani spunterà il sole. No, ma servirà a proteggerti quando incontrerai Suneo. Io voglio che tu faccia splendere il sole. Dovrò sfoderare la mia ultima arma. Confezionerò bamboline scacciapioggia per tutta la notte. Ma che sfortuna. Huh?
sei svegliato finalmente! Oh? Oh. Buongiorno! Doraemon! È uscito il sole, hai visto? Oh? Cos'è questo? Mi ero dimenticato del bidone cattura nubi! È perfetto per noi! Può risucchiare dentro di sé ogni singola nuvola da qui alle montagne! Splenderà il sole per tutto il giorno! No, perciò sta tranquillo e buona scampagnata. Che bello, grazie Doraemon. Ecco. Oppla, ci vediamo più tardi. Ciao Nobita e divertiti. Per fortuna posso sempre contare su di lui, non mi delude mai. Ehi Nobita, ciao. C'è un bel sole oggi. Visto che vi avevo detto. Ehi Suneo. Non farci aspettare. Suneo, vieni fuori. Suneo. Eccomi! Sono pronto per la strapazzata! Dopotutto hai perso la scommessa! Hai visto? Oggi c'è il sole! Ecco, così dovrebbe bastare! Ora dove posso metterlo? Le nuvole sono uscite tutte! Forza, non farmi aspettare! Come vuoi, strapazzati in arrivo! Com'è possibile? Un attimo fa c'era un bel sole! Che sfortuna! Adesso addio scampagnata! Nobita! A quanto pare alla fine ho vinto io! Allora la strapazzata tocca a te! Voglio strapazzarti anch'io! Cosa? No! Aspettate un attimo! Accidenti! Anche se iniziassi adesso a risucchiare tutte le nuvole non riuscirei mai a finire in tempo! Che cosa posso fare? È la carta del sole! È tutta bagnata, spero proprio che funzioni lo stesso. E va bene, sono pronto! Su, avanti, fate quello che dovete fare! Sei davvero coraggiosa! Ragazzi, che sciocchezze, smettetela! Pronto, Nobita? Ti strapazzo! È uscito il sole! Perciò la scommessa l'ho vinta io! Oh, proprio come pensavo! È troppo bagnata, non funziona bene! No, mi spiace! Adesso piove! Niente da fare! Il computer continua a rifiutarla! Strapazzata in arrivo! Come hai detto, scusa? Devo riuscire ad asciugare la carta per bene! Oh no, si è strappata! Che rabbia! Ora sta piovendo! No, c'è il sole! No, sta piovendo! No, c'è il sole! No, piove! No, c'è il sole! No, ti dico che sta piovendo! Io ti dico che c'è